Da una parte è lampante la nostra fragilità, siamo niente. Si muore, cosa rimane di noi? Ci sentiamo tanto grandi, forti, e poi basta una malattia, basta un incidente, basta. E quindi come possiamo noi confrontarci con Dio, che è l'infinito, che è l'eterno? Noi siamo niente. Però nella parola di Dio di oggi ci viene detto di essere come Dio. Ci viene detto che noi siamo capaci di essere come Dio. Sì, forse non siamo come Dio ancora nel corpo, ma possiamo essere come Dio nell'anima. Dice la prima lettura: siate santi perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. E subito spiega cosa vuol dire. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, non ti vendicherai e non serberai rancore. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Tu sei una creatura fragile, la tua vita è provvisoria, ma dentro di te hai qualcosa che ha a che fare con Dio. Tu hai la capacità di amare come Dio. Tu puoi essere come Dio nell'amore. E allora che belle queste cose che voi avete testimoniato di Sergio. Faceva tutto per noi, piuttosto toglieva a sé, purché i figli avessero necessario, la sua bontà, la sua tranquillità. Ecco, Sergio ha avuto la capacità di amare perché è fatto immagine di Dio. Ognuno di noi è fatto immagine di Dio, ha questa capacità di amare, di voler bene. È vero, il mio corpo è fragile, il mio corpo non è come Dio, ma la mia anima può essere come Dio se sfrutto questa capacità di amare. E San Paolo sottolinea che abbiamo lo Spirito Santo. Sentite cosa dice nella sua lettura. Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Tu quella capacità di amare come Dio ce l'hai dentro. Chiunque, qualunque persona ha dentro questo. E allora, adesso siamo qui a chiedere che anche il corpo, che un giorno anche se il corpo di Sergio risorga e quindi in qualche modo sia divinizzato, mentre adesso il nostro corpo non è divinizzato, è proprio soggetto a tante cose. Però non aspettiamo la risurrezione del corpo, cerchiamo e accettiamo questo dono che ci viene già fatto, la risurrezione dell'anima. Vogliamo vivere ogni giorno, ogni ora che ci resta, nell'amore. Nell'amore prima di tutto per le persone che sono a noi vicine, perché il Signore ti chiederà: ama il tuo prossimo, ti ha detto, no? Quindi comincia da chi sta a casa tua, comincia da chi sta con te tutti i giorni, che è più difficile. È bello fare volontariato fuori, ma poi trattare male quelli che sono in casa tua, no? Lo cominci dentro e poi lo fai fuori. Ma ho notato che se uno fa volontariato un anno, due, ma se lo fa per tanti anni è perché lo fa anche in casa, eh? Lo fa in casa e lo fa fuori, perché una persona può recitare per un po', ma poi viene fuori chi sei veramente. Che bello questo. Signore, aiutaci a crescere nell'amore. Tu ci hai dato in mano questa cosa divina, questa cosa che ci rende divini, ci rende eterni. Un'anima che sa amare non muore, continua a vivere per sempre. Un giorno anche il corpo sarà divinizzato. Quello perdono tuo, aspettiamo che arrivi il momento della risurrezione, lo desideriamo.
ma vogliamo essere vivi dentro, che non ci capiti di essere già morti dentro, perché chiusi nel nostro egoismo.